Oggi caffè per tutti. Sì, ma gelato. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti! Benvenuti qui nella nostra cucina. Sì, siamo sempre qua davanti. Virtuale, sì, mamma non lo vuole dire, ma perché? Al pannello, davanti al pannello. E quindi oggi continuiamo la nostra rubrica sui gelati. Gelati con la macchina del gelato. Che è una Koenig. Se non la conoscete, qua sotto c'è il link per insomma andare a vedere il video della recensione. E anche per il link, se trovo il link, perché noi l'abbiamo ritirata da Amazon, il link della macchina stessa. Costa 220 euro ed è fantastica. Noi già abbiamo ammortizzato il prezzo con tutto il gelato prodotto. Sì, devo dire. È vero. Senza, adesso comincio a venderlo, così poi ci rientro pure del... Bene, quindi prossimamente costruiremo il carrettino dei gelati. Bellissimo. Oggi cosa ci proponi? Oggi, ragazzi, ho caffè, una tazzulelle caffè, goppo gelato, o meglio... Scusate amici napoletani o dovunque della Campania se ha parlato in questo modo improprio. Ma come? Il caffè lo associo io naturalmente alla Campania, a Napoli. Sì, sì, no, e sì. Mi dici scusate, no, il caffè, no, è che non sai parlare anzi, napoletano. Lo so, però uno ci prova in onore, non è che vuole sbeffeggiare, assolutamente no, anche perché il mio cuore l'ho lasciato un pezzo a Napoli, lì tra una sfogliatella, un babà e una meravigliosa strada. Allora... Che ridi, è la verità. E allora ragazzi, oggi gelato... Quanti pezzi di cuore hai disseminati? Io ho un cuore grande. È goloso soprattutto. Brava. Un cuore di panna. Brava. Bene, basta. Allora ragazzi, che stavo dicendo? Mi confondo, questo mino qua mi confonde. Ancora caffè, dopo 10 anni di matrimonio riesce a confondere. Gelato al caffè. Bene, gelato al caffè per tutti, pronto in un'ora. Scommettete? Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed eccoci pronti per ottemperare un'emergenza culinaria. Mi hanno telefonato 10 minuti fa dei miei amici, verranno a cena da noi, quindi devo fare il dessert e insieme a voi sperimenterò il gelato al caffè decaffeinato, perché devo offrirlo di sera, quindi non so le quantità perché sto improvvisando. Stai andando? Vediamole insieme. Allora, sicuramente partiamo da un latte che è 550 ml. Ci servirà del latte, io ce l'ho parzialmente scremato, del caffè istantaneo, io lo sto usando decaffeinato, un cucchiaino di cacao amaro in polvere, dello zucchero non so ancora quanto, 200 ml di panna da montare. Va bene anche la panna da cucina, potrebbe andare bene. Va bene anche la panna da cucina, perché in questo momento a noi serve di portare grasso al nostro gelato per non farlo ghiacciare. Non mi interessa di montarlo perché non ho il tempo di farlo. E allora cominciamo subito. Come prima cosa verso non troppo caffè, sì, 2 cucchiai soltanto su 500 ml. Comincio con 2 cucchiai, poi se il mio palato reputerà opportuno che è poco saporito al caffè, aggiungerò altro. Sempre in questa miscela vado a inserire anche il cucchiaino di cacao amaro. Voilà, caffè e cacao si esaltano vicendevolmente. Quando fate un gelato al cioccolato mettete sempre una puntina di caffè solubile, e quando fate un gelato al caffè mettete sempre un cucchiaino di cioccolato, di cacao amaro, perché si esaltano, sono come dei colori complementari, danzano insieme egregiamente, motivo per cui al bar quando ci offrono il caffè alla fine ci danno il cioccolato fondente. Brava. E anche allora, il cioccolatino sulle coperte? Sempre dopo il caffè. Allora versiamo tutto in una pirofila, se non ci fosse stati voi io avrei fatto tutto direttamente qua. E con le mani? Con le mani no. Prendo una frusta bassa e faccio disciogliere perfettamente le polveri nel latte. Ok, adesso andiamo a mettere un altro cucchiaio di caffè. No, non l'ho assaggiato, ma lo aggiungo dopo perché vedo che il colorino è troppo flebile e debile. Ecco, ci siamo.
è il mio caffè questo. Versiamo anche i 200 ml di panna. Io ce l'ho da montare, ma non importa, da montare, da cucina è la stessa identica cosa. E misceliamo il tutto insieme. Sono più veloce del mini pinner. A questo bel composto dobbiamo aggiungere lo zucchero. Abbiamo messo 3 cucchiai di caffè e uno piccolo di cacao, quindi metterò da principio, proprio così, 4 cucchiai di zucchero. Un cucchiaio pesa sui 20 grammi, ma lo zucchero potete anche aggiungerlo a poco e fare la prova assaggio. Magari c'è a chi il caffè piace amaro e non mette zucchero, però lo zucchero aiuta molto il gelato a montare bene. Fate sciogliere perfettamente lo zucchero. Io metto un quinto cucchiaio di zucchero perché già so che ai miei commensali piace più dolce, ma già con 4 andava benissimo, quindi ho messo un 100 grammi di zucchero. Cestello pronto e versiamo all'interno. All'interno, vabbè, all'interno, all'esterno, questione di punti di vista, meglio all'interno. Comunque inserisco nella macchina del gelato. 60 minuti, ice cream start, ci vediamo tra un'ora. Ed ecco appena, come si dice, appena tirato fuori dalla macchina del gelato il nostro gelato, adesso appena congelato. Questo fai palline è buono. Un paio di palline. Sì, questo fai palline è in dotazione con la macchina del gelato ed è molto buono. Un pizzichino di polvere di caffè e 2 pezzettini di cioccolato. Ed il nostro gelato è bello e pronto per essere gustato. E vi posso assicurare che è una vera goduria. Provate il nostro gelato al caffè e poi ci direte che ne pensate. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao! Questo è il gelato ottimo per tutte quelle serate in cui volete rimanere svegli, quindi ve lo consiglio, grosso modo prendetelo verso le 10-11 di sera. Ma non è vero, vedi, per non sei passare attento, delle notti non sei attente. Attento. No, perché non sono perché attento? Perché l'ho fatto col decaffeinato, non sei attento. E quindi potete anche prenderlo alle 10 alle 11 di sera e andare a dormire comodamente. Ragazzi, invece vi dico, potete farlo anche col caffè liquido e con la moca, sicuramente. Però col caffè solubile, disciolto direttamente nell'acqua, verrà meno granitoso, perché naturalmente la componente acquosa nella refrigerazione porterà alla cristallizzazione dell'acqua, cosa che avviene in minima parte, in minima parte invece con il latte e le componenti proteiche e grasse. Di conseguenza meglio il caffè solubile, e potendo scegliere, avendo gli stessi sapori, ho provato entrambi, io vi consiglio il caffè decaffeinato, in modo da poterlo offrire anche come dopo cena senza rischiare che i vostri ospiti rimangano così per tutta la notte. Sì, infatti potete offrirlo anche alla nonna che soffre di insonnia, e in quel caso e allo zio di Perpetio andrà a dormire. Ma perché? Ce l'hai con i parenti lontani. E allora, bene, detto ciò, provate il gelato al caffè, che vi dico sin da adesso essere il mio preferito. Ragazzi, con i pezzetti di cioccolato fondente in mezzo è una roba spettacolare. Questa volta non li ho messi perché l'ultima volta che li ho messi ci siamo scofanati la vaschetta di gelato in tempi non va rego. Bene, non va bene, e quindi ho abbassato il livello di golosità. Ma se volete farlo veramente, aspettate una visita, volete fare un bel gelato, al fine montaggio, al fine montatura, come si dice, al fine mantecatura, al fine mantecatura del gelato,
immettete un 100 g di gocce di cioccolato fondente e il vostro gelato diventerà una bomba irresistibile. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, condividete il video e mi raccomando iscrivetevi alla pagina e cliccate sulla campanella per essere sempre storditi quando vi arriverà, insomma, la notifica del nuovo video che hanno pubblicato. Bene. Grazie a tutti per l'affetto che ci dimostrate, per le cose belle che ci dite, sia quando ci incontrate che quando mi venite a scrivere su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, basta, non vi parlo più. No, se non lo seguite su Instagram, provate. Venitemi a cercare su Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Non vi spaventate, non si parla solo di arte. Si parla di arte, di cucina, di ombrette in generale. È la mia pagina Instagram in cui ho riunito tutto il mio mondo virtuale. Bene, quindi siamo felici. Vi aspettiamo. C'è anche lui, con le sue faccette. Sì, siamo felicissimi di questa cosa. Mi raccomando, noi ci vediamo sempre qui per il prossimo golosissimo video. Ciao!